sentiamo, sì. Buon pomeriggio e buonasera a tutti. Grazie infinite per essere qui ad ascoltarci e a conoscerci. Io mi chiamo Giorgia e sono collaboratrice della Nuova Ferrara, ma in realtà questo pomeriggio sono qua in veste di editor di un libro, di un progetto letterario che mi ha preso molto e immagino possa prendere e catturare chiunque se ne avvicinerà. Si sente bene? L'audio è a posto o dà fastidio a qualcuno? Posto? Benissimo, grazie infinite. Dunque, passate le mie presentazioni, presento invece il mio compagno di avventura che in realtà è il protagonista del libro che appunto presentiamo questo pomeriggio, che è Sarajevo amore mio, questo è il titolo, e in seguito andiamo anche a spiegare il perché di questo titolo così particolare. Già da qua si capiscono molte cose, ma le vedremo dopo. Dunque, questo è un progetto letterario, è una guida turistica molto particolare che è nato come braccio, come prosieguo ideale di quella che è un'agenzia turistica di Sarajevo fatta da e creata da Sarajevesi Doc, di cui uno è appunto qua accanto a me, si chiama Nermin Kahriman. Nermin. Buonasera a tutti e grazie che siete venuti. Qualcuno mi conosce già, qualcuno mi conoscerà, però grazie che avete, diciamo, lasciato un po' di tempo per noi e sentire la storia che a voi è rimasta molto vicina. L'italiano è sempre stato vicino alla Bosnia, l'ha sentito, l'ha visto in TV, l'ha guardato, qualcuno è venuto anche come pacifista e quindi l'Italia è sempre stata una nazione vicino alla Bosnia, al popolo di Sarajevo e al popolo bosniaco, quindi grazie, e questo lo dirò ancora una volta, grazie che siete venuti. Quindi Nermin è innanzitutto co-ideatore e cofondatore dell'agenzia turistica Bella Bosnia Tour di Sarajevo. Insieme a lui Leila Miso, che non può essere qua, è rimasta a Sarajevo, insomma, a portare avanti l'agenzia, e sempre insieme a Leila Miso è coautore appunto della guida. Completa idealmente la guida turistica e effettivamente la guida turistica Melissa Hosic, che è la illustratrice che ha completato appunto il libro con delle stupende illustrazioni originali. Lei è una grafica di professione, e qua iniziamo a vedere un pochino la differenza con altre guide turistiche. Noi ci ostiniamo e continuiamo a chiamarla guida, in realtà è un vero e proprio progetto che va molto oltre la nomenclatura classica di quello che è una guida che possiamo trovare sugli scaffali di una libreria piuttosto che di una biblioteca. È un vero e proprio approfondimento sia del paese della Bosnia ed Erzegovina che appunto della città Sarajevo, che coinvolge e appunto spazia dalla storia al cibo, dai trasporti al modo di comunicare, e che quindi va molto oltre a quello che su una guida troviamo come suggerimenti, le vedute migliori di un paese, le bellezze geografiche, le bellezze naturalistiche. Quindi è appunto un progetto estremamente ricco. E quindi è un progetto che appunto comincia da molto lontano. E la prima curiosità che vorrei ci spiegassi è appunto quando è cominciata, quindi da dove è arrivata l'idea, cosa vi ha mosso in seguito per produrla, e appunto come avete bilanciato il lavoro di guida turistica, la stesura della guida, e come appunto vi siete mossi insieme. Questa guida non è solo una guida, e questo lo leggerete e lo vedrete subito appena la aprite. Qualcuno mi ha già detto, nelle prime parole che ho letto tue, ho capito che non è solo una guida, ma è quello che tu racconti, è quello che da anni propaghi, e da anni un lavoro che noi svolgiamo con tutti i nostri turisti, che poi la prima volta che arrivate a Sarajevo siete un turista, siete curiosi, però la seconda volta vi prepariamo già i documenti e diventate bosniaci, e è un amore che noi propaghiamo, di multietnismo, di pace, perché le guerre non portano a nulla, questo lo sappiamo bene. La guida è arrivata un po' dal nulla. Il problema più grande che abbiamo avuto tutti è il Covid, e ce lo dimentichiamo subito, quindi non bisogna neanche dirlo, però alla fine
E questo è, diciamo, da dove ci è arrivata questa idea. Io faccio la guida già da 8 anni, adesso quasi 9, quindi 8 anni, e ho voluto e lavoro, diciamo, specificamente con i miei italiani, perché sono nato in Italia, sono vissuto per 16 anni e parlo bene, quindi ho voluto trovare un rimedio, ho voluto trovare un modo per arricchire e non dimenticare la mia lingua tornando a Sarajevo, perché dopo vi spiegherò anche la mia storia e cosa ci faccio a Sarajevo dopo 16 anni di vita in Italia. E però per arricchire, per aiutare tutti i miei italiani, che alla fine forse non vengono a fare il tour con me, è un peccato, però se non riescono a fare un tour, volevo creare una cosa per aiutarli, per avere tutto in un posto, per avere anche l'amore che noi ogni giorno, in ogni tour che facciamo, in ogni secondo delle nostre parole, propaghiamo. Volevamo lasciarlo anche in questa guida, che è all'incirca 250-300 Pagine. pagine, nei quali volevamo esprimere tutto, e in questa guida c'è tutto proprio quello che vi può aiutare. E l'idea è arrivata, diciamo, grazie alla fusione e alla creazione della nostra agenzia che si chiama Bella Bosnia Tour, dove io e la mia collega Leila abbiamo aperto un'agenzia proprio perché io parlo la lingua italiana, lei parla lo spagnolo, e da lì abbiamo cominciato insieme a scrivere durante il Covid questa guida. L'abbiamo cambiata 5-6 volte, abbiamo avuto moltissimi problemi con molti illustratori e artisti che hanno provato a creare quest'idea che io avevo, però alla fine Melissa Hosic, nell'ultimo anno della nostra guida, quindi l'abbiamo cambiata completamente nell'ultimo anno, è riuscita a anche, diciamo, fare di più di quello che io pensavo di fare in questa guida, e volevo creare una guida fatta a fumetto con illustrazioni, con, diciamo, cose anche interessanti per una persona la quale non è mai stata a Sarajevo e vedere anche qualcosa. Quindi quando è solo scritta non riesci a immaginarti una cosa se non riesci a vederla. Quindi c'è anche molta gente che non può venire a Sarajevo, non ha la possibilità di viaggiare. E quindi ho voluto anche per queste persone lasciare almeno un'impronta e almeno fargli vedere le bellezze della nostra città. E questo è il primissimo punto, partiamo da qua. Tu hai usato una parola molto bella che è multietnismo, quindi multiculturalità, convivenza civile, convivenza pacifica tra culture, tra etnie, tra religioni, tra modi di vivere estremamente differenti, ma che in realtà connotano Sarajevo letteralmente da una vita, possiamo dire da sempre. Sempre, sì, il multietnismo è una cosa che a noi è nel sangue. Noi nella storia siamo stati molte cose: siamo stati Bogumili, siamo stati Romani, Bizantini, Illirici, siamo stati Impero Bosniaco, siamo stati Ottomani, Austro-Ungarici, Jugoslavia, all'infine siamo diventati Bosnia ed Erzegovina, multietnica, dove un musulmano, un cattolico, un ortodosso, un ebreo, un hindu, un credente, un non credente può fare quello che vuole, si può comportare come vuole e può fare quello che vuole. Se vuole praticare, pratica, se non vuole praticare, non deve farlo. Anche se ha un nome musulmano, cattolico, ortodosso, ebreo, non è importante. E la storia che noi abbiamo avuto, che è molto grande, perché poi tutti gli italiani che arrivano pensano che noi siamo una storia recente. Quando dici Sarajevo ti ricordi l'uccisione di Purtroppo sì. Francesco Ferdinando, quindi, o non so, per la Jugoslavia. Abbiamo ballato molto come l'altro suona. Però abbiamo una storia molto, molto, molto antica, la quale ci ha fatto avere questo vero multietnismo e puro multietnismo, dove i bosniaci si sposano ancora uno fra loro, fra cattolici, ortodossi, ebrei, beviamo la grappa tutti insieme, pratichiamo, i bambini non vanno 7 giorni a scuola, tipo il mese scorso, e ogni mese, diciamo, quando c'è anche Pasqua, noi abbiamo, quattro festività di quattro religioni diverse, non si va a lavoro, è festa nazionale, quindi questo è Sarajevo. E questo è, insomma, un altro punto di partenza. Effettivamente, io ho conosciuto Sarajevo per la prima volta lo scorso anno, e appunto ci siamo conosciuti lì. E il primo aspetto che veramente balza agli occhi è appunto l'essere in strada tutti insieme, e in maniera estremamente, estremamente tranquilla ed estremamente ognuno a modo proprio. E curiosamente però mi rendo anche conto, e qua mi permetto di aprire una piccola parentesi, che la storia effettivamente va studiata e
ed è necessario continuare a studiare la storia, che sia storia recente, come appunto quella dell'assedio di Sarajevo, ma che appunto parta anche invece da molto tempo fa. È necessario studiarla per capire le dinamiche, i meccanismi, per fare in modo che certi errori e che certi aspetti non si possano ripetere mai più. Marx diceva che una tragedia si attua una volta, accade una volta ed è una tragedia vera e propria, e la seconda volta si ripete come farsa. Quindi questo è anche probabilmente un ottimo monito che penso quando penso a Sarajevo. E curiosamente un altro aspetto invece è proprio quello che noi di Sarajevo, io sono nata nell'84, nel 92 quando l'assedio è cominciato io avevo perciò 8 anni, molto pochi, ma in realtà si sa molto poco, quantomeno io ricordo molto molto poco dai media, ricordo forse paradossalmente più altri avvenimenti, ricordo l'uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin nel 94. Della guerra in Bosnia ricordo effettivamente pochissimo, ci sono pochi accadimenti che forse restano impressi nella memoria anche quando si leggono i libri o quando si studiano appunto i manuali di storia, l'assassinio dell'arciduca Ferdinando, il casus belli che ha dato il via a tutto, le Olimpiadi di Sarajevo dell'84 e appunto l'assedio che è storia contemporanea. Il più grande assedio al mondo, 1425 giorni. Di assedio di Sarajevo, cominciato nel 92 e terminato nel 96. Giusto. E quindi storia che è la storia del tuo paese e che tu adori, ma che anche appunto la storia tua. Sì, è anche una mia storia, proprio perché io sono, qualcuno mi conosce, qualcuno conosce anche la mia storia, però sono un ragazzo nato in Italia e tutto quello che ho me l'ha dato l'Italia. E grazie, a ogni italiano che arriva dico sempre grazie. Io dico per cosa? Per questo. Quando mi chiedo cosa abbiamo fatto noi italiani dal 92 al 95 per voi quando state morendo, io dico questo. Ed è una possibilità di dare a un bambino una nuova vita, la possibilità di rimanere vivo e farsi una vita e arrivare qui fino a Ferrara, alla bellissima Ferrara, e fare una presentazione della sua città che ama, nella nazione che lui ama, che è l'Italia. Quindi dirò sempre grazie. Però i miei genitori sono di Sarajevo e hanno avuto la possibilità di vivere fra questi 1425 giorni di bombardamenti. Mio padre è un giglio d'oro della città, ha fatto la guerra per la Bosnia, è rimasto 95% invalido sulla montagna, diciamo, della morte di Sarajevo, dove ha fatto la guerra sulla prima linea. E infine diciamo, è stato salvato anche dall'Italia, che gli ha dato una possibilità di avere, diciamo, le parti del corpo che gli sono state, diciamo, prese da queste bombe, dai mortai, e ci ha dato una possibilità di continuare a vivere, mi ha dato la possibilità di conoscere mio padre, perché io sono un 95, io sono nato, diciamo, mentre lui stava sulle prime linee. E quindi mi ha dato la possibilità l'Italia di conoscerlo, di avere altri 16 anni con lui. Infine lui vorrà tornare a Sarajevo, è per questo che sono adesso a Sarajevo, nella mia città, e non so cos'è casa mia, proprio perché mi sento sia l'Italia sia Sarajevo e la Bosnia come casa, e non so dirvi, non vi potrò mai dire, diciamo, qual è casa mia. Però la cosa importante è che lui ha voluto farmi tornare a casa e farmi vedere cos'è casa mia, e ho voluto morire in città perché avevo un cancro che l'Italia ha tenuto a bada per 13 anni, però alla fine siamo tornati a Sarajevo e siamo rimasti a Sarajevo, e adesso sto facendo il lavoro più bello al mondo. Non sono riuscito a tornare a casa perché alla fine non sono riuscito a lasciare la mamma da sola, i fratelli sono lì, siamo tornati tutti. Però ho portato casa mia a casa mia, e faccio il lavoro più bello al mondo, parlo ogni giorno la lingua che amo, che è l'italiano, alla gente che amo, che sono gli italiani, e della città, della nazione che amo, che è la Bosnia e Sarajevo. Quindi alla fine una storia tragica, sì, però anche alla fine bella, proprio perché faccio un lavoro che amo, che non è un lavoro ma è una passione,
e sto provando anche a, diciamo, a girarla anche a voi adesso. Quelli che mi conoscono sanno che io sono uno che può parlare fino a domani su Sarajevo, però spero che non vi sto annoiando. Tu prima hai raccontato un episodio. Quindi tuo padre che è arrivato in Italia, che è stato rimesso in piedi, possiamo dire così, dal Rizzoli. L'ospedale Rizzoli insieme ad altri ospedali dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, sono stati in prima linea nell'aiutare, quindi sono stati letteralmente enti che sono stati accanto, diciamo, al popolo bosniaco. A tutto il popolo bosniaco che è riuscito ad arrivare in Italia, i Rizzoli e molte altre, diciamo, ospedali, ma anche dottori che hanno lavorato a Sarajevo durante l'assedio, italiani, e l'ONU che ha provato ad aiutare a far uscire anche molte persone dalla città italiana, l'ONU italiano, e con, diciamo, anche molti pacifisti che hanno dato la vita per la pace in Bosnia ed Erzegovina. Tra cui Gabriele Moreno Locatelli, anche certamente i tre giornalisti uccisi a Mostar. Moltissimi hanno provato a fermare questa guerra che alla fine è stata fermata in un altro modo che, diciamo, in questo momento forse non bisogna neanche, diciamo, dirlo, ma alla fine la guerra è finita e non ha portato a niente, come nessuna guerra al mondo. E quindi l'unica cosa che abbiamo è la pace, e è rimasto il multietnismo, anche se molti problemi politici fra cantoni immaginari. La Bosnia è un casino, dovete proprio venire, poi, diciamo, avremo anche più tempo per farlo, per lo spiegare, però quello che abbiamo ricavato dopo 1425 giorni di bombardamenti è niente. Abbiamo avuto la pace, sì, abbiamo avuto la possibilità di vivere, però stiamo convivendo con molte persone che in quei tempi ci hanno fatto male e negano di averlo fatto. Quindi alla fine non abbiamo ricavato niente. So che molti di voi non conoscono la storia della Bosnia né l'inizio e la fine, ma la Bosnia, io quando parto i miei tour dico sempre, la Bosnia è un casino. Adesso proverò a spiegarvi il casino. Quindi è di questo che, diciamo, che parlo. E alla fine molti turisti, anche, diciamo, i miei amici che sono qui, che mi conoscono, alla fine del tour hai una nuova idea, però è di nuovo difficile e dovrai andare a leggere anche la controparte per capire come, chi, cosa, perché è un misto di problemi, diciamo. È un misto di problemi, ma anche di bellezza, di grande bellezza. Questo è innegabile. C'è una sezione particolare all'interno del libro che hai curato e che hai proprio proposto anche alla casa editrice, e dice: questa cosa non può mancare perché è indicativa. E si intitola Per non dimenticare. Per non dimenticare accorpa eventi, luoghi, persone, accadimenti, spunti che sono accaduti ovviamente durante l'assedio di Sarajevo e che hanno caratterizzato in modo fortissimo appunto questi mille e più giorni di sofferenza, alcuni estremamente tristi e altri invece portatori di grandissima speranza. E uno tra questi ha dato lo spunto per il titolo della guida vera e propria. La guida si intitola Sarajevo amore mio perché deriva dal libro che scrisse una persona che si chiama Jovan Divjak, il comandante Jovan Divjak, e il libro che scrisse è un Feltrinelli, lo trovate ancora in edizione, in pubblicazione, e si intitolava Sarajevo mon amour. Nermin specifica giustamente che era un comandante, giusto, perché era un comandante dell'esercito che in realtà lanciava bombe sulla Bosnia, che combatteva contro i bosniaci inizialmente. Jovan Divjak è un comandante, scusami se ti interrompo, molti che vengono a Sarajevo o in Bosnia ed Erzegovina non sanno chi ha fatto la guerra contro chi, come, cosa. Però la prima cosa che viene rappresentata da tutte le parti è che la guerra in Bosnia era una guerra di religioni, da una parte il musulmano, dall'altra parte l'ortodosso, e si fa la guerra. Non era così.
e uno dei più grandi simboli di questo multietnismo è che questa cosa, diciamo, che è una guerra fra religioni, non è vera, è proprio Jovan Divjak. Il comandante Jovan Divjak è un ortodosso bosniaco, il quale faceva parte dell'armata della Repubblica della Bosnia ed Erzegovina ed è l'armata che ha difeso la Bosnia ed Erzegovina e il multietnismo e la possibilità di essere indipendenti sotto un regime di Milošević, il quale noi non volevamo. Jovan Divjak era un ortodosso bosniaco. E perché era importante? Perché era ortodosso bosniaco? Perché una grande maggioranza di bosniaci ortodossi si sono stati lasciati influenzare da personaggi come Milošević, Karadžić, Mladić e sono andati dall'altra parte. E per questo che amo sempre sottolineare che questa guerra non era una guerra fra religioni e questo non era una guerra. Una guerra è quando qualcuno spara da una parte, dall'altra parte qualcun altro spara e qualcuno vince. Qui noi eravamo quelli che la guerra l'hanno dovuta fare e ci dovevamo difendere. Quindi qualcuno sparava dalle montagne e noi provavamo a fare qualcosa avendo anche l'embargo sulle armi e non potendoci difendere. Quindi abbiamo fatto molti sforzi e con loro anche il multietnico, la multietnica armata della Repubblica della Bosnia ed Erzegovina, dove non c'erano solo musulmani certamente, ma c'erano ortodossi, cristiani, musulmani, ebrei, non credenti, rom, hindu, quello che volete. Non è importante a quello che credi, se credi o non credi, ma la cosa importante in quel momento era salvare la tua nazione, che è la Bosnia ed Erzegovina, la quale il nonno del tuo nonno, del tuo nonno, del nonno, faceva parte. Di una Bosnia, di un impero bosniaco, che era poi certamente alleato anche a Dubrovnik e a Venezia nel Medioevo, una storia molto grande e vasta, la quale tutti dovremmo essere fieri. Ma in quel tempo molti si sono lasciati influenzare e credevano più a delle parole di tre terroristi che poi sono stati anche processati dall'AIA e certamente che conoscete condannati. Molto bene, condannati dall'AIA, giustamente. Quindi una cosa importante è che questa guerra non era una guerra fra religioni, ma viene rappresentata così. E questa è una delle tante contraddizioni anche, che appunto vivevano e vivono tuttora. E passiamo però anche alle cose un pochino più leggere, un pochino più belle, perché ce ne sono parecchie nel libro, eh? Non è come pensate, non è solo, insomma, tutto... Non è solo guerra, no? Non è solo guerra, per fortuna no. Comunque... Jovan Divjak, eroe, appunto, considerato a pieno titolo eroe, e, adorato da tutti, e, ma non solo, mi sono accorta, conoscendo Nermin e non solo Nermin, che in realtà il popolo bosniaco ha un grandissimo senso dello humor. Lo dico perché, forse lo sapete già, però a me piace sempre ricordarlo, c'è stato un regista bosniaco di Sarajevo che si è portato a casa il premio più importante per No Man's Land, che è un film incredibile che racconta e ambientato letteralmente durante l'assedio e che vi mette di fronte, mette lo spettatore di fronte a questo paradosso, facendo trovare due persone di due religioni diverse, di due eserciti diversi, appartenenti a due paesi diversi, che si trovano nella stessa terra di nessuno e che si trovano inaspettatamente non solo a dover dialogare, ma addirittura a difendersi vicendevolmente e a condividere, a stare dalla stessa parte per portare a casa la vita, semplicemente. La vita. Sì. E un'altra delle parti forse più interessanti, sempre di questo film, è che poi c'è anche una presa in giro abbastanza velata, ma anche no, e, ai giornalisti, ma noi abbiamo, ridono. Noi amiamo prendere in giro anche se stessi, quindi molto. Diciamo il senso dell'humor, anche se quando dite bosniaco pensate alla guerra o all'uccisione di Francesco Ferdinando, però siamo gente che sorride sempre. E è strano, abbiamo perso molte cose, molte vite, però siamo gente che ama sempre prendere in giro e prendere anche se stessi in giro, perché siamo anche dei grandi burloni, ma siamo anche un po' strani, siamo un mix fra austro-ungarici, ottomani, jugoslavi, impero bosniaco, eccetera eccetera, quindi alla fine doveva uscire qualcosa, la bellezza, anche le cose brutte, ma questo humor grandissimo che abbiamo preso un po' da tutti, quindi sì, per questo motivo. L'altra cosa incredibile è che io non ho mai visto Vienna,
finora, non ho mai visto Istanbul finora. Quando ero nelle strade di Sarajevo era come se la mia testa ragionasse dicendo: beh, è a metà tra Vienna e Istanbul, ma senza sapere il perché. Poi lo capirete se appunto deciderete di visitare, se avrete la possibilità di visitare Sarajevo e di percorrere le strade, di capire il perché. Perché c'è anche un'altra cosa da dire: è un paese bellissimo, complicato, come forse si evince anche un po' da questa chiacchierata, ma se non l'affrontate con una persona del posto che vi racconta il bello, il brutto, e il triste, lo sgradevole, l'ironico, ve ne perdete veramente tanta parte, perché è molto complicato. Quindi mi rendo conto che se non mi fossi appoggiata a una guida, l'80% me lo sarei perso. Avresti visto solo le due parti, una città bellissima, sì, con un contrasto fra culture, dove ad un certo punto vi trovate, non amo dire Istanbul, però vi trovate nella parte ottomana di Sarajevo, ad un certo punto ti giri e sei una parte austro-ungarica dove c'è l'espresso, e quindi alla fine non sai neanche tu quello che vuoi scegliere, anche se io preferisco più l'espresso che il caffè bosniaco, però non ditelo a mia mamma, se no aia. E alla fine noi abbiamo una netta separazione della città grazie al passaggio fra ottomani e austro-ungarici, i quali gli austro-ungarici presero il controllo della città, non distrussero la parte ottomana ma l'hanno ristretta e hanno creato una parte austro-ungarica che hanno, diciamo, dato una netta differenza sia nello stile, nell'arte, nell'architettura, nei colori, e quindi è molto bello il passaggio. Quindi chi non l'ha visto venga a vederlo, e chi è già arrivato tornate a fare la grigliata con me. Quindi è questo. Il caffè è un'altra delle caratteristiche dalle quali non si può prescindere visitando Sarajevo, che appunto, come ricorda Nermin, è caffè, non caffè alla turca, ma caffè bosniaco. Se ed è dici molto importante. Alla turca pagherai il doppio, quindi giusto, caffè bosniaco. Quindi è meglio non sbagliarsi. Il caffè bosniaco è un tratto tipico, c'è una ritualità molto precisa ed è appunto una delle bontà gastronomiche che connotano Sarajevo. Potrei citarne molte altre. Ce ne sono molte altre. Cevapi. Abbiamo, è tutta carne, quindi se c'è qualcuno di vegetariano, abbiamo trovato adesso negli ultimi anni anche la possibilità per i vegetariani, però ho visto tantissimi italiani vegetariani o vegani che mangiano i cevapcici e devono mangiarli, perché alla fine non ti rimane niente, perché è solo carne, carne e carne, e quindi abbiamo molte bontà nostre, che per molte nazioni al mondo non hanno dei piatti loro, diciamo qualcosa di suo, di tradizione, ma fanno tipo la grigliata, eccetera, eccetera. Invece noi abbiamo proprio dei nostri piatti, e c'è anche un po' di, diciamo, di verdure, ma ripiene con la carne, anche lì c'è sempre la carne in mezzo, però abbiamo molti piatti importanti che dovete venire a provare. Ci sono anche un po' in Italia, però non sono come a Sarajevo, certamente, quindi dovete ovviamente venire. Ovviamente no. Nel libro c'è un'altra parte, ci sono anzi diverse parti, che sono contributi che sono arrivati nel corso della redazione, della rilettura del testo, e che ci hanno fatto molto, almeno a me hanno fatto molto piacere, non so se anche a te. Sì, 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 sì. Alcuni, ce n'è uno dell'ambasciata italiana della Bosnia ed Erzegovina, scritto. Scusa se ti interrompo, è il primo libro il quale l'ambasciata italiana ha dato penso che è uno dei primi libri, una prima guida della città che l'ambasciata ha dato il supporto. E l'ambasciata italiana è l'unica ambasciata, penso, in tutta la Bosnia ed Erzegovina, la quale veramente fa qualcosa. Sono sempre pieni di lavoro, anche perché uno dei turisti più frequenti sono gli italiani, e quindi alla fine grazie al loro contributo chiederà anche una spinta a tutti gli italiani che arrivano, hanno un problema, hanno esigenza dell'ambasciata, tramite il nostro libro più facilmente arriveranno a finire, diciamo, il problema che hanno, anche se dobbiamo sempre fare un po' le corna per questi problemi che succedono nelle città grandi, ci sono sempre un po' di problemi, e quindi speriamo che non servano le esigenze dell'ambasciata, però nel caso c'è anche quello. C'è anche questo aiuto possibile. Poi c'è l'intervento della scuola Dante Alighieri, giusto, un altro istituto.
è un istituto che certamente lavora da anni per gli italiani in città. Come ben sapete, l'italiano è anche una delle minoranze in Bosnia, è una delle stelle che abbiamo sulla nostra nuova bandiera. E Dante Alighieri è una cosa, è un gruppo di ragazzi molto importante, che dall'inizio era un gruppo, adesso è una cosa ufficiale, il quale da anni aiuta, propone e organizza progetti per tutti i giovani che parlano l'italiano o italiani che abitano a Sarajevo. E anche con loro voglio anche dire certamente che esiste una scuola privata per gli italiani. E per la gente che vuole imparare l'italiano ce ne sono tantissimi. Abbiamo anche la facoltà della lingua italiana, la filosofia, che anch'io ho finito e ho fatto a Sarajevo, e abbiamo una scuola che si chiama Italiamo, che anche loro hanno dato il loro contributo, e quindi è per tutti quelli che vogliono studiare l'italiano o hanno bisogno di un aiuto, stanno lavorando in Italia ma non sanno la lingua, quindi è più facile impararlo con un bosniaco, se sei bosniaco, un serbo, un croato, e la lingua si capisce, quindi grazie anche a loro. Un'altra curiosità che mi ha colpita e che compare nel libro, la lingua bosniaca. C'è una parte, un passaggio in cui si dice: la lingua bosniaca, quella serba e quella croata, differiscono tra loro solo per pochi aspetti e talvolta neppure per quelli. Ed è affascinantissimo. È tipo un dialetto italiano, fra dialetti in Italia, però si capisce alla fine quello che si dice, quindi non cambia molto, e solo che il bosniaco è un po' più arabeggiante, ha delle parole un po' più arabeggianti, però è quasi uguale al serbo croato, proprio perché noi prima, anche in Jugoslavia, parlavamo tutti il serbo croato, però il bosniaco è una è una lingua ufficiale, quindi però è simile al serbo croato, quindi ci capiamo tutti, un po' di meno il sloveno, se qualche volta riusciamo anche a capire lo sloveno, però l'albanese e il macedone è un po' più diverso, però il serbo croato, il montenegrino ci capiamo, il bosniaco si capiscono perfettamente di quello che si parla. Bosniaco che peraltro arriva dalla Bosancica, una delle prime scritture nei Balcani, e uno dei primi contratti di libero mercato scritti e firmati in Europa sono stati fatti direttamente dall'impero di Venezia, Dubrovnik, e il nostro re Kulimban, il quale scrisse una lettera di libero mercato fra queste tre enti importanti, e lo scrisse in una letteratura che si chiamava Bosancica, che lui capiva e lui scriveva, e anche in latinico, per certamente il quale poi l'impero veneziano poteva leggerlo, e quindi da questa scrittura nasceranno anche le altre scritture che noi abbiamo nei Balcani. Quindi questa Bosancica, la nostra Bosancica, è una cosa ufficiale, però in molte parti dei Balcani non la supportano, proprio perché molte nazioni a noi vicine hanno preso spunto o copiato la Bosancica e si sono presi i diritti, perché noi siamo una nazione piccola e quindi alla fine bisogna ballare come l'altro suona, quindi come in tutta la storia, va bene. Va bene così. Senti, avete anche diverse stelle dello sport, peraltro, in Bosnia. Abbiamo molto sport, però gli sport ufficiali che noi, quali voi ci conoscete, è il calcio, con Edin Džeko, Miralem Pjanić, Senad Lulic, e molti altri, Kolašinac, Atalanta, quindi abbiamo molti sportivi il quale voi conoscete, però la maggioranza sono o giocatori del basket o di calcio, il quale poi voi conoscete, però abbiamo moltissimi sport nei quali siamo un po' meno non bravi, ma abbiamo la possibilità di prosperare, anche perché nella nostra nazione non danno molti soldi per altri sport, i quali non sono molto frequenti, in quali il guadagno è poco, e quindi abbiamo moltissimi altri sportivi come l'Ana Pudar, come moltissimi altri sportivi giovani i quali stanno prosperando, e li sentiremo sicuramente parlare, però è più difficile per uno sportivo in Italia
non so, di corsa, o ama il tuca bosniaco, non è la stessa cosa, o un francese dall'altra parte del bosniaco, non è la stessa cosa, ama il tuca deve essere molto, diciamo, più veloce del normale di quello che dovrebbe essere, non so, un francese, un americano, eccetera, eccetera, proprio perché è bosniaco, i soldi non ci sono, la nazione non dà i soldi e non investe, quindi alla fine è molto difficile. Però comunque vi fate, insomma, vi difendete, vi certo, difendete certo. Alla grande. C'è anche un altro aspetto che non è sportivo, ma è ludico, che mi ha colpito tantissimo in realtà di Sarajevo, che è la scacchiera gigante, eccezionale, dietro alla chiesa ortodossa, stupenda. Abbiamo la scacchiera molto grande, adesso è stata ristretta, la nazione è l'unica cosa gratuita che il nostro governo dà, diciamo, ai nostri pensionati, ai nostri eroi della città, e anche la scacchiera è stata ristretta come le pensioni, e quindi adesso è un po' più piccola di quella originale, però la scacchiera è una cosa importante, e questo gioco, non siamo dei maghi degli scacchi, vi dico la verità, è più box che scacchi, però, perché litigano sempre, però questa, diciamo, arte del giocare a scacchi arriva anche dalla Jugoslavia e certamente, diciamo, dalla parte un po', diciamo, sovietica, la quale non eravamo dei maghi, però arriva proprio con l'arrivo della Jugoslavia, e lì siamo diventati bravi, e la scacchiera è un simbolo della città proprio perché tutti i nostri eroi poi la mattina alle 6 arrivano e aspettano il loro turno per almeno giocare una volta e tirare tutto fuori quello che hanno, diciamo, di problemi, eccetera, eccetera, litigando con l'avversario, quindi è una cosa molto importante. Ed è anche molto è poetico stare a guardarli e pensare le mosse e muoversi. Anche se dicono qualche volta delle parolacce, però dai. Quelle non sono stata in grado di capirle, per cui va bene così, magari al prossimo viaggio. E anche ovviamente su quello che è stata la ex Jugoslavia, ci sono molti approfondimenti, c'è tanta storia, c'è tanta spiegazione, sempre però con un tono molto neutro, ovvero ti proponiamo i fatti, ti proponiamo quello che è successo, e giustamente ognuno si fa e ha, come giusto che sia, le proprie idee. Quindi vengono presentati appunto i personaggi, quello che è stato appunto la ex Jugoslavia, e anche i conseguenti luoghi che è possibile ancora visitare. Giusto. Come per esempio il bunker di Tito, come il tunnel della Speranza, l'unica entrata e l'unica uscita della Bosnia, come anche delle nuove cose che sono le piramidi della Bosnia, come Mostar e il ponte che è stato ricostruito, simbolo dell'UNESCO, come Kravice, le cascate, le Niagara bosniache, come Jajce e Travnik, città medievali con ancora i castelli, diciamo, quasi intatti, con molte città importanti, i quali, diciamo, chiudono il nostro turismo in una cosa, diciamo, in una nazione che ha tutto. La nostra nazione, siamo una piccola nazione che turisticamente ha tutto e non manca niente, quindi dal rafting al paragliding, a buttarsi da una montagna, non so, da un aereo, c'è tutto quello che turisticamente serve una persona, e certamente vi do un input, non solo di venire a fare i tour certamente con la nostra agenzia, non è per questo, ma è venire e visitare la città più bella al mondo e sentire lo spirito di cui vi sto parlando adesso, e vedrete che vi sentirete a casa, e qualcuno di cui lo sa già di cosa sto parlando. Penso che, insomma, hai riassunto benissimo quello che è un pochino lo spirito del libro. E Nermin, di cosa diciamo ancora qualcosa, o lasciamo nella curiosità per ulteriori dettagli, se qualcuno ha voglia di fare una domanda, se avete curiosità di qualunque tipo, ben volentieri. Io certamente voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti, grazie che mi avete dato la possibilità di presentare il mio libro, che presento in una delle città, per me è diventata una delle città più belle che ho visitato in Italia. La prima volta che sono arrivato qui ero con un amico e mi sono seduto in centro, vicino al castello, stavo bevendo un caffè e mi sono sentito a casa, non so perché, forse per, anche qui in città c'è molto multietnismo, c'è la parte ebraica,
c'è il castello, e quindi mi sono sentito a casa. Non mi è mai successo in Italia, neanche adesso quando vado tipo nel Trentino o dove sono nato, dove sono vissuto, non mi sono sentito così. E quindi grazie, è una città molto bella, e vi chiedo la cortesia, se avete delle domande, di farmele, e vi risponderò a tutto quello che certamente avete bisogno. E vi chiedo grazie di avere dato la possibilità di chiacchierare oggi con voi. Facciamo un applauso a Nermin. Io volevo aggiungere un paio di cose. Ovviamente la città è meravigliosa, la scoprirete, l'avete già scoperta assolutamente. La curiosità può essere, tante volte si fa un po' fatica a capire com'è adesso politicamente la Bosnia. Intanto ricordiamo che in Europa, ma è fuori dalla comunità europea, anche se l'ipotesi 2030 di entrare non è mai semplice, è una nazione giovane, però è un loro bersaglio, bersaglio forse la parola sbagliata. E, diciamo com'è, perché io quando sono venuto, la prima curiosità che mi è venuta da persona che c'ha sempre un po' l'aspetto che vuole capire le cose, è appunto gli ortodossi che vi hanno praticamente sparato da un giorno all'altro, da un palazzo all'altro, che fine hanno fatto? Noi qua in Italia siamo quasi a 100 anni dalla fine della guerra e ancora ci sono discussioni, tu eri da una parte, tuo nonno, il nonno di mio nonno, così. E diciamo com'è stata la decisione presa da quel periodo, da Clinton, comunque dall'ONU. Dagli accordi di Dayton. Esatto, con gli accordi di Dayton, e come è divisa, perché se noi andiamo per dire a Sarajevo in macchina, a un certo punto passiamo alla frontiera, noi siamo venuti da Zagabria, e incontri una serie infinita di bandiere serbe, dici ma forse qua c'è un errore di base. Se vieni da Spalato vedi delle bandiere croate, e anche lì c'è qualcosa che non va. Diciamo che Dayton che tipo di che divisione ha fatto? Con gli accordi di Dayton alla fine si è avuta questa bellissima idea di creare due cantoni immaginari, chiamiamoli così, non c'è un nome ufficiale, però sono due cantoni immaginari per tenere le due parti soddisfatte. Quindi, come ben sapete, c'è la parte multietnica e la parte ortodossa bosniaca, le quali hanno fatto la guerra fra loro e con gli ortodossi bosniaci, che hanno avuto anche il supporto fra molte nazioni come la Serbia, quindi l'ex Jugoslavia e molte altre nazioni. E dopo la guerra la soluzione che l'Europa, l'ONU e che Clinton ha avuto è proprio creare questi due cantoni immaginari, uno che si chiama Republic of Srpska, la Repubblica dei Serbi, e il secondo multietnico, la Federazione della Bosnia ed Erzegovina. Chiedendogli il perché, secondo me non sanno perché hanno dato questi due nomi, così forse perché andavano bene. E adesso noi conviviamo con le persone che hanno ucciso 12.000 persone a Srebrenica in 4 giorni, le hanno buttate nelle fosse e ci dicono di non averlo fatto, e non negano anche i giorni d'oggi nel 2024, negano di averlo fatto e dicono che è tutto un fatto per avere turismo in Bosnia. 12.000 bar, quando arrivate a Srebrenica, è uno dei posti da visitare almeno una volta nella vita, è Srebrenica, il genocidio che è successo, vedete 12.000 bar di ragazzi, bambini uccisi per niente, per avere la possibilità di avere quel territorio lì. Quindi questa Repubblica Srpska è una parte dove la maggioranza delle persone che ci vivono sono bosniaci ortodossi che nella guerra erano contro di noi, e l'Europa gli dà una possibilità di avere un posto da vivere, perché se non rimanevano in Bosnia, dove andavano? Perché noi stavamo per vincere la guerra. Se non andavano in Serbia, quando stavano per prendere la guerra, perché in Bosnia non potevano rimanere, dove andavano? O in Europa o in America. L'Europa in quel momento e l'America mettono fine a questa guerra, anche se potevano farlo prima di 150.000 morti, la serie di 1425 giorni, eccetera. Mettono fine a questa guerra e ci mettono una cosa che potevamo fare anche prima della guerra, questi due cantoni immaginari nei quali noi anche i giorni d'oggi viviamo e conviviamo. E la persona che adesso rimane tipo a Srebrenica a vivere va a comprare il pane da quello che gli ha ucciso i figli e non gli dice dov'è, ma dice che in America non vuole tornare, e noi facciamo finta di aver perso qualcuno lì e averlo sepolto almeno un dito. Quindi c'è gente che è stata sepolta con un dito del piede perché non abbiamo trovato i resti,
E quindi questo è un grande problema che poi l'Europa, l'America, diciamo così, ha lasciato dopo la guerra, e questa Repubblica Srpska che voi vedrete entrando, e bandiere serbe e bandiere russe, o diciamo il simbolo della Russia senza lo stemma o quello della Serbia senza lo stemma, è una bandiera non ufficiale della Repubblica Srpska, perché la Bosnia adesso con tutto questo casino ha anche 3 presidenti, meglio che non vi dico come sono tutte e 3, però come tutta la Bosnia sono un casino. E certamente questo è quel casino di cui vi stavo parlando. Quindi la Repubblica Srpska da una parte bandiera serbe, gli chiedete cosa sono, dicono serbi, e vi danno i documenti bosniaci perché sono bosniaci. Andate nella parte cattolica di Mostar, con cui noi abbiamo fatto anche la guerra all'inizio, poi ci siamo alleati nel 94, chiedete alla signora voi siete, e lei vi dice una croata, però vi dà i documenti bosniaci. Questo è il problema che abbiamo avuto dopo la guerra. E il problema più grande è che anche le nuove generazioni, noi giovani, diciamo, io non sono più giovane, però le generazioni ancora più giovani di me dovrebbero andare avanti, dovrebbero lavorare su una vera pace multietnica bosniaca, perché noi siamo tutti bosniaci, però si va solo indietro. E le nuove generazioni, chi li insegna? Li insegnano i padri o nonni che hanno fatto queste cose e negano di averla fatta. Quindi non so se forse è ancora un tempo, diciamo, bisogna avere ancora un po' di tempo per cambiare qualcosa, però sono passati 30 anni e la situazione è calma, è tutto normale, si lavora, si va a scuola, si fa tutto come si fa anche qui in Italia, solo che un po' prima delle elezioni ci sono sempre un po' di problemi politici, e la politica e le religioni si usano per avere punti politici da una, dalla seconda, dalla terza parte. Ci sono altre domande? Io ringrazio a tutti quelli che sono venuti, ringrazio e vi chiedo certamente se avrete possibilità di venire a Sarajevo, e tutto quello che vi serve sono sempre a vostra disposizione, non solo per fare i tour, ma ho fatto anche la guida per tutti gli italiani che arriveranno e hanno bisogno di un aiuto, un input o una possibilità di muoversi senza una guida. Quindi avete, diciamo, ci sono a disposizione tutti i numeri, scrivetemi e sono sempre qui. E grazie. Grazie a tutti.